che si avvicinano i grandi maestri Basso e David che ci faranno, che commenteranno la loro partita. Ecco, inquadratevi. Ok. Buonasera a tutti. Allora io la tolgo e vi metto la scacchiera, ok? Ok, questa è la posizione finale. Si può muovere? Sì, puoi fare tutto anche con i tasti freccia. Sì, c'è bene. Quindi. Anche il giocato per compiere sempre. Sì. Questo sia un attacco Panov. E qui la variante più giocata ultimamente è il Fiere G5 in questa posizione qui. Sì. Questa è una variante un po' critica, perché? Diciamo che è più giocata in questo momento qui, questa variante classica invece, la vecchia variante principale, questa qui. No, dopo il Fiere G5 c'è il Fiere 6. Esatto, Fiere 6 è molto interessante, sì. Qui continua con A3 che è interessante, tante idee, ma comunque sì. Però si deve dire che non, nella preparazione non sapevamo che sarebbe saltata fuori questa posizione. Io assolutamente non lo sapevo. Io ho guardato molta roba diversa, dopo C4 poteva giocare E6 e dopo poteva giocare Semitarage, allora le classi, il gambetto donna classico, questa l'ho guardata un pochino, però meno delle altre in realtà. Certo, e qui Fiere G4, qui c'è una nuova idea per il bianco che è Fiere G5. Qui c'è una partita Kobalia-Dreyev che è continuata cavallo per C3, B per C3, donna per D5, qui qualche mossa per Fiere 3 mi sembra, E6 e Torre B1 che è molto interessante. Sì, sì, non avevo notato. E ha vinto facile con Dreyev perché ha mangiato in A2 che ha sbagliato a un certo punto. Il motore dice che è un po' meglio fare Fiere 7, Torre per B7 a Rocco. Giocare col pedone in meno, ma compenso, questi due sono un po' deboli, si tiene col nero comunque. Comunque non mi avrebbe fatto piacere, devo dire la verità, giocare questa posizione adesso. Ok, comunque C per D5, questa variante proprio classica e principale, saranno più di 1000 partite, penso. Donna B3. Anche il grande Bobby Fischer ha giocato questa. Sì, sì, penso un po' tutti abbiamo giocato almeno una volta. Quindi questa. E6. Sì, noi non abbiamo avuto E6, però questa era la mia preparazione. E se la variante principale, sì. Forse, che avevo notato un'idea di Grichuk molto divertente, dunque alfiere B5 scacco, cavallo per donna C6. Una finezza. E dopo re E7 c'è l'incredibile donna C5 scacco. Sì, perché la linea principale continua con donna per B5, donna D7. Anche cavallo per C3 forse giocabile, non avevo voglia di guardare tutte. Comunque, in finale già se il nero sa come difendere. Diciamo che questa è proprio la linea considerata critica del finale, ma il nero tiene, ma ci sono un sacco di sottigliezze a ricordarsi comunque qui. Però forse ne possiamo approfittare per far vedere l'idea di Griccio. Donna C5 in verità non mi ricordo esattamente come reagire qui. Dunque c'è cavallo D6 per tenersi il pezzo e dopo cavallo per D5 il nero ha persino una scelta, può o prendere o giocare re D7 e giocare con la struttura buona. Se prendo, cosa giochi? Adesso non ricordo nemmeno, se direi che prendo in D5 o faccio arrocco corto, non ricordo nemmeno. No, arrocco, no, donna per D5. Mm-hmm. Tu adesso puoi giocare una mossa per mettere la donna in B7, per esempio donna C8, così minacci scacco in E6. Il re andrà in D7. Quindi. E dunque il re sempre rimarrà al centro e io non ho moltissimi pezzi di attacco, però secondo me è tutto pari, però difficile da giocare sulla scacchiera. Questo mi piace, sì, donna C8, a Rocco immagino. Sì. Donna B7. Donna B7, torre D1. Torre D1, scusa. E qui non ricordo già, però la donna rimane centralizzata forse in D4, così può sempre andare in A4, il pedone A7 è sotto attacco e adesso, però ci sono moltissime parti forzate, in realtà è un forse po' donna per F3 sarà qualche... Sì, spesso sarà una parte sì, 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 sì. Dunque, solo per avere una piccola idea per sorprenderti. È facile sbagliarsi con nero lì. Sì, ci sono molte scelte. Comunque dicevi che è interessante anche... non mangiare in D5, sì, fare D7. D7. Ok. E adesso il cavallo deve tornare indietro in C3. Sì, posizionare questa. Ci può essere qualcosa come donna. Forse donna B6 sì, sì. O
adesso non ricordo già più, la mia donna si sposta e... Sì, si gioca benissimo. Ok, cioè. Il Nero A deve ancora risolvere il problema del re, però se riesce a giocare al Fire 7, Torre HD 8, Re 8, sta bene, sta bene. Sì, 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 sì. Non posso nemmeno dire che mi piace così tanto. No, secondo me è stata una buona scelta perché è un'idea senza rischio, insomma, se ti ricordi bene col bianco. Sì, però non ricordo bene. Ma io non lo so questo. No, comunque io ho già giocato Carlo Bissè una volta, nel 2017 al CIS, che è un'idea un po' per deviare, diciamo, le linee principali, perché quel finale lì ci sono tanti modi per far patta con Nero, bisogna curarsi esattamente tutti i dettagli, quindi preferivo evitare. E qui al CIS mi hanno giocato questa variante qui, donna D1, E5, D per E6, F per E6, Alfiere 3, Alfiere C5, B4. Io ho giocato al rocco, che è molto importante, e qui la posizione del bianco è molto sospetta. Re 2, donna F6. Sì. Sì, non l'ho verificata quella. Non mi ricordo se c'è qualche patta forzata o addirittura sta proprio peggio, ma Nero non ha nessun problema qui. C'è anche Fier B5 interessante, ma anche lì non dà tantissimo, diciamo. Mangio cavallo D7. O prima cavallo D7. La prima mangio cavallo D7, sì. Si stava bene qui. Comunque sì, Fiere 3 è la principale. Perché il cavallo D7 non donna D7? Non posso mangiare il pedone in B7 con... Forse il cavallo D7, no, qui, subito. Se questo sembra più logico. Sì, sì, assolutamente sì. Sì. Ah sì, donna 4, presa, così, esatto, ah, okay. Sì. E G6. E qui... Sì, questo è diverso. A rocco Fiere G7. Sì, ancora una okay. Volta il bianco deve giocare tutta la partita con uno sì, che è abbastanza fastidioso, sì, deve essere veloce e sì. Se la fa il Nero, sì. Comunque sia Fiere 3 e l'altra linea principale hanno circa un numero equivalente di partite, statisticamente, di 5 sì. Fiere 3. E 6. Qui interessante Torre G1, che il motore inizialmente dà qualcosa al bianco, ma poi con G6, dalle mie analisi, sembra che il Nero stia bene comunque. Sì, non avevo guardato bene, speravo che ci fosse un vantaggio dopo con la coppia di alfieri, dopo la rocco lungo e il D5 sì. Che ho giocato e che avrei forse trovato qualcosa per... Anche perché con Torre G1 c'è sempre questo qui che è un po' un problema. Sì, ecco, quello che non mi piaceva. Sì, assolutamente. Non avere troppi pedoni. Quindi la rocco lungo. Ok, fino a qui è abbastanza lineare, D5 e per D. Adesso Fiere per B6, donna per B6, donna per B6, A per B6, cavallo per D5, Torre per A2, parità. Cavallo C7 non dà niente, F8, quindi cavallo per D5 sembra critica, sì, cavallo per Torre per, donna C7, Re B1 abbastanza obbligatorio per le tre scoperte, e arrocco. Sì, qui ho dovuto pensare perché non avevo guardato questa posizione, F4 sembra un'idea normale per sì, poter giocare sì. Torre G1 e alfiere G2 secondo i casi. Ivanchuk però... mi ricordo ha giocato la mossa così, ma non ho ottenuto niente alla fine. Profilattica per toglierti il tuo cavallo B4. Sì, esatto. Probabilmente, esatto. Dunque, sì. Però posso fare sia torre B8 dopo mi ricordo anche B6. Vanno bene entrambe. Questa mossa qui mi ricordo che era possibile, ma esattamente la reazione da fare non mi veniva in mente. La mia prima idea era di giocare qualcosa così: torre AD8, fiere G2, torre per D5, fiere per D5, fiere F6, torre C1, donna D7. E qui è vero che i miei pedoni sono un po' deboli sulla lei donna, ma ho qualche controgioco donna H3, donna per H2, pedone H diventa forte. Però come abbiamo detto in analisi con Alberto qui, su donna C4 mi è sfuggito che qui non posso mangiare in H2 perché c'è torre H1. Qui c'è torre H1. Mm-hmm. E quindi... sì, io l'ho valutata come molto rischiosa questa qui per il Nero, ma forse sta proprio male in verità. Adesso non so esattamente come debba giocare qui. Forse non sta malissimo, forse può fare A6, presa, B per, donna per, donna H3 forse. Ma comunque, sì, un pedone l'hai sì. Perso, quello in A6 è debole. Esattamente, sì. Prendi quello in H2 non è così facile spingere il no, pedone. infatti. Ma perché sono tante linee simili, ma... un cavallo A5 dopo... Ok. Sì. Però devi... Donna C5, B6, sì. B6. Però okay. Dopo B6 c'è anche un problema per il bianco, c'è l'alfiere che abbastanza che salta, quindi non so esattamente dove devo andare, forse in E4, però dopo torre 8 devo andare proprio.
più indietro. E non è che ho una grande voglia di andare. Questo in G2. Passo qui un'altra mossa per bianco. Sì, però con la stessa... No. Se prendo prima in C6 che gioco donna A4, forse mi fai un torre B8. Sì, sì, esatto, esatto. Esatto, torre B8 potrebbe esserci, sì. E se gioca donna B5? Sì. Invece di donna C4? Donna F5, scacco, re B1. Non ho cavallo B4? No, c'è la fiere per F7, no. Non... Sì, alla fine ci sarà il fiere per B2. Com'è? Ah. Forse cavallo D4 allora? No, cavallo D4 no. Perché no? Oh sì, sì, sì. E però dopo alfiere per? Alfiere per? No, alfiere per D4. Alfiere per D4, alfiere per D4? Ah già, perché ora la donna difende F7. Adesso non mi preoccupa tanto se mangi B7 perché sì, perché sì, contrari. Sì, sì. Ok, il pedone A diventa forte, ma anche i pedoni tuoi sono molto deboli tutti quanti. Però dopo cavallo D4, se facevo donna C5, B6, concreto. Sì, assolutamente. Forse anche una mossa così, forse. Anche se sembra sto un po' peggio, giusto? Sì, qui comincio a mangiare il pedone, forse. Mangia 7, sì. Sì. Dove vuole dire cambio in E6. Sì. Mangia 7. Adesso ha sempre torre K1 poi. No, qui è un po' spiacevole, sì. No, infatti, forse si può giocare con mosse precise con nero, ma non è assolutamente per il vantaggio, insomma. È solo una situazione proprio di must win. Che... Sì, i miei alfieri diventano abbastanza forti. Mi sembra che cavallo B4, che mi era sfuggita tra l'altro quando ho giocato F4, dunque mi sono spaventato un pochino, l'ho visto dopo aver giocato. E ma ci sono molte diagonali dopo torre di 1, donna C6. Qualche idea così, donna E4. Donna E4, donna G6, devo stare proprio... Probabilmente non stai peggio comunque per alfiere no, di 3. No, perché c'è sempre alfiere di 3, in realtà veloce, devi anche stare un po' attento delle volte perché non è a così 7, facile. Sì, c'è il pedone a 7 spesso... Che può accadere. Però posso fare fiere F6, B6, torre di 8, penso. Sì. Ok. Per quello che ho, dopo cavallo B4 ho giocato torre D4, così dopo donna C6, torre G1, sì, non hai nemmeno uno scacco. Sì, qui tutto tenuto. Infatti su donna C5 invece, semplicemente alfiere G2 e donna F5, fiere 4. Mm-hmm. E non funziona, quindi. No, la mia idea è semplicemente dare fastidio a torre finché posso, perché... Se adesso va in D1, se va in D2, torre D8, forse l'altra. Ed è un po' spiacevole perché devi mangiare di alfiere poi. E se invece cambi ho un tempo in più per la colonna. E se invece giochi torre D1, faccio la stessa cosa torre a D8. Diciamo alfiere G2, alfiere F6. Sì. Qui ero un po' preoccupato sempre, quando il mio alfiere va in G2 ero sempre preoccupato dai cavallo A5, cavallo C4, ah, sì, che hai ragione, c'era da calcolare. Infatti forse è meglio iniziare con questa, che abbiamo detto forse, prima, sì. Per cavallo A5, cavallo C4. Sì. Su mosse così anche B5, sì. Sì, devo stare un po' attento. È una posizione molto interessante, ma è difficile squilibrare per entrambi perché per questione di tempi proprio. Perché se il nero non sposta la torre, il bianco è molto veloce a sistemarsi i pezzi. E se il bianco vuole troppo, anche il nero è molto veloce a creare qualcosa. Quindi la fiera non va in G2, la casa C4. F4 mi sembrava logica, perché l'alfiere non esatto, trovava sì. Un altro posto, C4 non va, D3 sembra strano, E2 anche sembra strano. No, G2 sta molto bene, sì. F4 fa pressione su questi, sì. Andare sì. In G2 sembrava normale, in un certo senso. Forse semplicemente... sterile. Probabilmente sì, proprio per questione di tempi, esattamente sì. Non ho visto tante alternative per nessuno dei due, sinceramente. L'unica sì, potrebbe essere giocare questa torre di uno qui, ma anche... Ho guardato un po' torre 4. Sì, è una casa un po' strana. Per divertirmi un pochino ho anche guardato torre G1 semplicemente per non muovere la torre, però qui? Non funziona assolutamente al cavallo per D4, alfiere per D4. G6, per divertirmi un pochino ho guardato torre per G6, H per G6, donna H3, però non funziona assolutamente nulla, c'è F6 ovviamente, forse c'è anche qualcos'altro solo per dire. No, carino, sì. Sì, no. Sembra che, anche perché su torre G1 voglio dire, uno può anche avere sempre la mossa. Sì, 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 no, solo per vedere un pochino se c'era spazio per trovare qualcosa, però...
Se no, torre 4 ovviamente posso mettere la torre anche altrove e vedere se si, qui, può, si può giocare anche. Il problema è sempre cavallo a 5 dopo. Ogni volta che c'è sempre questa qui nell'aria e dà molto fastidio. Sì, puoi lasciare la colonna D comunque dà, esatto, un po' fastidio, sì, non, sì, non sì, è sì, che fa piacere. Potrei avere donna di 7, mostra così, insomma. È difficile avere fiducia dopo che si gioca per qualcosa, sarebbe proprio per giocare, per giocare, esatto, e sperare che dopo salta fuori qualcosa di qualcosa, però non è che si può pensare. Penso l'unica per giocare fosse esattamente questa, pensavo io. Tutto il resto, ma non pensavo di star peggio assolutamente, solo che non vedevo nessun modo per evitarlo per nessuno dei due, insomma. Cioè non era logico per nessuno dei due evitarlo, secondo me. Qualche... No, no, detto. Avete chiarito tutti. Il motore diceva qualcosa? No. Okay. Va bene, grazie. Grazie, buona continuazione. Sì.